moderne, Euro 4, Euro 5, Euro 6, montano prima della marmita per raccogliere le polveri sottili prodotte durante la combustione del motore. In effetti, i filtri antiparticolato riducono la produzione del particolato, il PM10, cioè le polveri formate da particelle che hanno un diametro di 10 micron, inferiori a un millesimo di millimetro. Però abbiamo scoperto che allo stesso tempo i filtri antiparticolato fanno aumentare un altro tipo di inquinamento, il cosiddetto nanoparticolato, che non viene misurato dai sistemi di rilevamento oggi in uso, ma che fa più paura ed è molto più pericoloso del particolato PM10. Mentre la macchina senza filtro espelle particelle grosse, cioè quelle di carbonio, con le piccole particelle dentro, e queste particelle grosse non riescono a penetrare in profondità nel nostro organismo proprio perché sono grosse, quindi si fermano per esempio nel naso, le particelle piccole che escono invece dal processo del filtro antiparticolato sono talmente fini da riuscire ad entrare nel nostro organismo, nei polmoni, dai polmoni al sangue, dal sangue a tutti gli organi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che le particelle più piccole di 2,5 micron sono dei cancerogeni di classe 1, significa cancerogeno certo. Da qualche anno il pericolo per la salute umana causato dalle nanoparticelle prodotte dai filtri antiparticolato montati sulle auto diesel più moderne è stato denunciato dal solo dottor Montanari, rimasto inascoltato quasi da tutti. Fino a che a luglio del 2015 il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, lo stesso di Mafia Capitale, scrive ai tre ministri competenti lanciando un allarme sull'estrema pericolosità dei FAP per la qualità dell'aria e per la salute umana. Oggi siamo entrati in possesso di un documento riservato dell'Istituto Superiore di Sanità, che a settembre conferma le preoccupazioni della Procura di Roma. Ma com'è possibile che si sia arrivati ad autorizzare dei filtri che inquinano molto di più che se non ci fossero? La Procura di Roma afferma che nessuno ha controllato il funzionamento di questi filtri prima di essere omologati, cioè autorizzati, e che addirittura la normativa di settore è stata scritta chiaramente per consentire l'omologa di quel tipo di sistemi, cioè dei filtri antiparticolato, mentre la stessa normativa si è rivelata insuscettibile di corretta applicazione a sistemi alternativi. Capito? Secondo la Procura di Roma, o produci filtri e allora la legge ti consente di omologare e anzi sembra stata scritta proprio apposta, ma se produci sistemi alternativi e provi a farle autorizzare, il tutto si complica. Perché qua in Italia abbiamo il Ministero dei Trasporti che ci sta ostacolando in tutte le maniere dalla bellezza di 8 anni. La ditta vedeta di Anna Dukic dal 2008 ha intrapreso una vera e propria battaglia con il Ministero dei Trasporti per riuscire ad omologare, quindi poter far circolare sulle strade italiane, il dispositivo antiparticolato da loro progettato. Nel 2002 abbiamo brevettato un sistema elettromagnetico che va installato tra il serbatoio e il motore, migliora la combustione polverizzando la struttura molecolare del carburante stesso. Non è un filtro, non filtriamo nulla, noi miglioriamo la combustione migliorando le caratteristiche del carburante. Di conseguenza non si producono inquinanti, oppure se ne producono estremamente di meno, e riduciamo anche di conseguenza i consumi. Il dispositivo Dukic deve essere autorizzato da un centro prove autoveicoli del Ministero dei Trasporti e fare delle prove tecniche per ottenere così un'omologazione che l'autorizzi a circolare per le strade di tutta Italia. Però c'è un problema, che il vostro sistema è stato sì certificato ma non omologato. Come mai? Non è stato omologato perché quando il centro prove autoveicoli di Bari, che è Ministero dei Trasporti, ha mandato a Roma tutti i documenti per avere il numero dell'omologazione dopo aver certificato la prova riuscita, Roma, cioè il Ministero centrale, ha detto no, non vi diamo l'omologazione perché vi manca la prova di durabilità. Spieghiamo che cos'è questa prova. La prova di durabilità serve per stabilire che dopo 50 o 100.000 km il filtro antiparticolato deve filtrare ancora l'80% del 100% iniziale. Nel nostro caso, non essendo un filtro, il centro prove autoveicoli di Bari ha risposto immediatamente a Roma dicendo non si può fare questa prova perché fisicamente non esiste un filtro, non solo, ma è un preso perché loro il particolato non lo producono. Da lì è nata una querela legale in tutti i tribunali d'Italia che va avanti dal 2008. Ma il dispositivo Dukic riduce veramente le emissioni inquinanti? Andiamo a fare un esperimento in un centro prova e revisione di Bologna, accreditato presso il TÜV Nord, un centro di omologazione tedesco riconosciuto dall'Unione Europea. Prendiamo una macchina del 2002 classificata Euro 2, cioè che non può entrare nei centri storici e che rimane ferma quando scatta il blocco del traffico. Prima proveremo a misurare i fumi che produce normalmente e dopo misureremo quelli che produce dopo aver montato un dispositivo Dukic.
Ragazzi, cominciamo la prova. Dobbiamo collegare proprio lo strumento. L'opacimetro. Che preleva i fumi. E come vedi abbiamo inserito il beccuccio dentro al tubo di scarico. Ok, quindi i gas scaricati entreranno in questo tubo. Esatto. E lui li analizzerà. Per avere il valore finale registrato dobbiamo farlo almeno 3 volte. Vai. Ok, adesso lo manda su di giri. La prima prova misura 3,19. La seconda 2,86. E la terza 2,77. Adesso i tecnici montano il dispositivo Dukic sull'auto Euro 2, appena testata. Allora, ripetiamo l'operazione di prima. Sgasa, vai! Stop, questa è 0,11, prima il valore era 2,70, 3,20, adesso 0,11, prima prova, andiamo avanti. Questa 0,9. Oh, buona. Ancora di meno. 0,4. Qua siamo ancora scesi, adesso è 0,4. È 0,4. 0,4 praticamente è quasi niente, zero fumo quasi. Quindi questa macchina possiamo dire che da Euro 2 è passata a Euro 4. L'esperimento ha avuto un risultato sorprendente in merito al passaggio da Euro 2 a Euro 4 di questa Jeep del 2002 per quanto riguarda le emissioni misurate. Ma un veicolo che oggi monta il dispositivo Dukic non può circolare in Italia perché non ha ancora ottenuto l'omologa dal Ministero. Ma c'è già chi monta questo dispositivo alternativo su veicoli che non hanno bisogno di viaggiare sulle strade, come i mezzi da cantiere, con risultati molto molto interessanti. Questi mezzi sono stati dotati di dispositivo Dukic. Vediamolo, il dispositivo è questo, sì. Giusto? Sì. Ok. E questo dispositivo lo avete montato praticamente su tutti i mezzi che lavorano in galleria, sì, e nei cantieri. Sì, signore. Perché? Perché quelli che usavamo prima, il filtro antiparticolato. Sì, lo impone la legge. Ci dovevamo mettere un gasolio, il quale però bruciandosi davano sensazioni di vomito e giramenti di testa e così via. Agli operai. All'opera, stavano male, in galleria. Chiaro, no, praticamente poi la macchina quando che ferma, che lavora, poi quando dà l'accelerata tutto il gas e lo scar è quello che è micidiale. Poi dopo abbiamo capito da soli che questo era il problema. E da quando avete questo sistema? Tutto a posto? Tutto a posto, non abbiamo più noia. Gli operai non stanno più male? No, signori. Ma avete informato l'AS di aver torto quei filtri e messo questi dispositivi? Sì, signori, difatti c'è una relazione della ASL Toscana, la quale l'abbiamo informata e sono stati efficienti, abbiamo fatto delle prove dei fumi e così via, tutto registrato. Quindi l'AS ha certificato che può andare bene anche con quel dispositivo? Sì, signori. Questa testimonianza di chi lavora nelle gallerie ha dell'incredibile. Gli operai raccontano di quanto stavano male per l'emissione da filtri FAP e di quanto poi abbiano trovato sollievo una volta montati i dispositivi Dukic sui mezzi da lavoro. Incredibile, come un po' tutto il resto di questa storia. 2 mesi fa avevamo provato a parlarne con il ministro Delrio. Ogni giorno ci sono persone che acquistano una macchina pensando di consumare meno, quindi eticamente lo fanno anche per quello, non sapendo che paradossalmente magari queste macchine fanno più danno alla salute pubblica e all'ambiente. Ministro, è questo anche. Infatti non devono fare danno, per ora a noi non risulta facciano danno. Qua, possiamo incontrarci, ministro? Ci possiamo incontrare seduti ad un tavolo? No, però non dica un'altra volta per andare via. Io guardi che corro qua quanto la sua bicicletta. Per cui se lei va avanti io le vengo dietro. No, io vado forte. Ministro, adesso, no, ministro, però aspetti! Si tratta della salute pubblica! E allora oggi andiamo al Ministero dei Trasporti per parlare con un dirigente che rivestiva un ruolo tecnico importante già all'epoca in cui sono stati autorizzati i filtri antiparticolato per le auto motore diesel. Voi avete omologato questi filtri antiparticolato. Sì. Quindi grazie a voi se oggi questi filtri sono in circolazione sulle auto. Sì, esatto. Il problema è Pignatone. Lui dice che ci sono dei pareri tecnici di esperti che evidenziano l'estrema pericolosità dei FAP, filtri antiparticolato, per la qualità dell'aria e conseguentemente per la salute umana. E il nanoparticolato viene respirato dall'uomo ed è in grado di determinare gravissime patologie. Inoltre, dice, avete fatto una legge che da una parte favorisce le case costruttrici dei FAP e penalizza gli altri. Delle nanoparticelle, Pignatone dice una cosa ed è una cosa supportata dall'Istituto Superiore della Sanità. Le norme europee internazionali praticamente vengono soddisfatte solo e unicamente per quanto riguarda il particolato con l'uso del FAP. Come fate a sapere se i FAP funzionano? Che prove vi danno le case costruttrici? Ma si fanno delle prove di omologazione. Ma voi queste prove di durabilità le avete mai viste?
Certo. Sicuro che voi le avete viste queste prove? È sicuro? I nostri servizi di omologazione fanno quello. Pignatone, quello che dice: il ministero non ha effettuato alcun controllo sull'esito finale sul corretto svolgimento delle suddette prove. Non ha mai ricevuto né ha mai richiesto ai produttori la documentazione inerente alla conclusione positiva delle prove di durabilità. Lo dice il procuratore della Repubblica di Roma. Ed è grave quello che dice. Lei mi sta dicendo l'esatto contrario. Insomma, il ministero ha autorizzato i filtri antiparticolato senza controllare se funzionassero davvero. Ma il ministero, si sono resi conto di quanto è pericolosa questa cosa? Le nanoparticelle possono provocare il cancro, punto. In quali quantità, per cortesia, in quale numero? Lei sta dando un'informazione sbagliata, perché lei sta dicendo che le nanoparticelle che fuoriescono dal filtro antiparticolato sono così proporzione minima da non causare un danno alla salute. Lei sta dicendo questo. Allora lei mi provi il contrario, cioè ci siano anche studi che dicono invece sono pericolose, perché se fosse così... perché questo sa che significa? Significherebbe vietare tutte le macchine diesel del mondo. Ecco, il dirigente del ministero arriva proprio al punto. Dovevate controllare l'effettivo funzionamento prima di rilasciare l'omologa, probabilmente. Sarebbe stata una cosa più sensata. La procedura che noi abbiamo seguito è la stessa che si segue in tutto il mondo per omologare. Non può essere sbagliata la procedura? Prego? Non può essere sbagliata la procedura? Le procedure sono migliorabili, ma addirittura dire che è sbagliata, cioè poi dire sbagliata, noi dobbiamo... Ci può essere un buco nella procedura? Si deve dimostrare però che c'è un buco nella questa procedura. Questa è la dimostrazione questa. Perché un vostro funzionario dichiarato che le prove non le ha mai fatte, che non era tenuto a farle, l'ha dichiarato un vostro funzionario. Insomma, dirigente, non sembra rendersi conto della gravità di una situazione in cui i controlli sono stati e sono così approssimativi. E ci rimane un ultimo dubbio. Perché ci sono voluti 8 anni per dire alla ditta Dukic che i test fatti al centro prove del Ministero dei Trasporti di Bari non erano valide? 2008, voi in seguito a diverse prove previste dalla legge avete omologato, certificato il dispositivo. Successivamente sempre voi dite all'altro ufficio: le prove che avete fatto non vanno bene. Dice la Dukic: non ha fatto la prova di durabilità. La prova di durabilità si riferisce al filtro antiparticolato. Ora mi spiega come fa la Dukic, che non è un filtro, a fare questa prova? Facciamo una cosa, voi dite alla ditta Dukic che cosa deve fare affinché questo dispositivo venga omologato o no. Vi chiediamo però di venire al banco prova con noi, ci interessa la salute pubblica, perché questo potrebbe essere un dispositivo migliore del filtro, potrebbe, ho detto. Facciamo le prove assieme? Non devono passare altri 10 anni. Non devono passare altri 10 anni, è chiaro che per me fare chiarezza al più presto è sempre la cosa migliore. Secondo noi, a suo tempo, diciamo che è stato interpretato male il decreto da parte dei nostri colleghi, e bisogna anche ammettere gli errori, va bene. Noi abbiamo ritenuto come sede centrale di non procedere, perché secondo noi non andava bene. Si prende questo impegno con noi? Il mio impegno è a riferire a chi decide nel settore omologazioni, che non è sottoscritto, e al più presto avrete una risposta. Aspettando una risposta dal Ministero sulle prove da far fare al dispositivo Dukic, speriamo che qualcuno prenda sul serio e faccia qualcosa per l'allarme lanciato dal dottor Montanari sulla pericolosità delle nanoparticelle.